Pensavo che l'altra volta c'era il volume troppo basso, invece. Ciao a tutti ragazzi, sono stato con questo nuovissimo video, ci siamo andati su Kingdom Hearts Remix. L'ultima volta, per chi non avesse visto gli scorsi episodi, avevamo completato gli ultimi due mondi Disney che ci rimanevano da completare, e con completato intendo sempre dire chiusa la serratura dei rispettivi due mondi, ovvero la città di Halloween e l'isola che non c'è, che alla fine dell'isola che non c'è c'era solo la pepiata, però la serratura stava su Big Ben di Londra. Ma questi sono dettagli. Inoltre abbiamo sconfitto altri due membri della compagnia dei cattivi di Malefica, ovvero il Bau Bau e Capitan Uncino. Solamente che quest'ultimo si è rivelato non sapere un corno del piano di Malefica. Infatti poi avevo sospettato che se effettivamente solo pochi cattivi sapevano e erano a conoscenza del vero piano di Malefica, a quanto pare capitavano altri a questi. E poi l'ultima volta abbiamo concluso l'episodio qui all'arena, al Monte Olimpo, alla gara del Monte Olimpo, perché Cipacciop ci avevano detto una volta risaliti sulla Gummish, perché qui si è appena sbloccato un nuovo torneo che dovrebbe trattarsi del terzo torneo. Dopo aver completato questo torneo, che io puntualmente quando salta fuori nuovi tornei vado a fare subito, perché non solo un po' meniamo un po' di gente a caso, ma è un'ottima occasione anche per salire di livelli. Infatti quando saltano fuori cose di questo genere in giochi, qui il livello del personaggio è di estrema importanza. Io direi sempre di approfittarne e di fare subito queste cose, non di aspettare la fine del gioco, perché poi dopo quando li fai ti risultano ultra facili e realizzi che ti sarebbero risultati più utili per farmare magari punti esperienza prima, quindi quando vedi appunto magari raggiungi un certo livello per avere qualche possibilità in più contro il boss finale. Per esempio, parlando di boss finale, ragazzi, vedete che siamo a livello 40, quindi siccome io avevo detto che il boss finale lo batterò almeno a livello 50, potete ben intuire dal fatto che sono raggiunto il livello 40 che siamo ormai gli sgoccioli del gioco. Infatti ci rimangono da vedere ancora due mondi: la Fortezza Oscura, che ci avevo già menzionato e che sarà il prossimo mondo che andrò a visitare, e che spero di completare entro oggi. Penso che nella fortezza ci passeremo almeno 3 episodi, ma visto che ci sono stato tantissimo, ho detto che la fortezza lì è la prima volta che ho giocato, forse riusciremo a impiegare anche meno tempo di quanto sospetterò. Cioè, ho detto sicuramente, visto che ho giocato troppi minuti dentro quella fortezza la prima volta che ho giocato, probabilmente impiegheremo meno tempo di quanto mi aspetterò. Ok, però prima di andarci dovremo passare per la città di mezzo, perché abbiamo trovato, se ricordate, un pezzo da Vigummi una volta che usò la serratura su Big Ben. Se un pezzo della Gummish che si chiama pezzo Navigummi, vuol dire che quel pezzo lì ci porterà, ci sbloccherà nuove rotte verso nuovi mondi e mari di stelle. Ovviamente però prima dovrò portarlo appunto alla città di mezzo da Sid, che è l'ingegnere delle aeronavi, che ci permetterà quindi che ci installerà il pezzo Navigummi sulla nostra Gummish, e potremo così dirigerci verso nuovi orizzonti. Ma qua prima pensiamo a farmare punti esperienza, quindi andiamo a fare la Coppa Ercole e vediamo anche un po' quali saranno i nemici da affrontare in questo torneo, che sono stati usi normale. Intanto ricordate, la prima è stata la Coppa Finn, la seconda è stata la Coppa Pegasus, e per finire c'è la Coppa Ercole, è la più difficile di tutte delle tre, non l'avreste mai detto, vero? Tra l'altro mi sono dimenticato di cambiare arma, c'ho ancora l'arma in arte before Christmas, ma in teoria nello scorso episodio ci aveva andato la tipo l'arpa fatata, che è l'arma a tema isola che non c'è, di cui non ho controllato le statistiche, ma forse semplicemente ci aumenta i punti magia e forse ci diminuisce la potenza d'attacco di un punto, non saprei. Comunque qui c'è ancora un gargoyle, se vuole apparire gentilmente. Oh, l'è posto. Sempre comunque più simpatici dei fantasmi, questo non aspettavo mai di dirlo. Ok, primo round andato, questi tornei sono molto molto veloci. Diavoli e pirati. Mumi e pirati forse suonava meglio. Ok. Olle!
Allora, signore, signore, perché siete rimasti qui in un angolo? Non l'ho capito, però... Sono tutti rincoglioniti, ma che è successo? Vabbè, non ho capito, sarà stato Pippo col suo scudo e gli ha storditi tutti. No, finto it. Ok, andiamo, sì. Vabbè, risulta, adesso qui ci sono i bucanieri. Faccio ovviamente prima fuori la nave pirata, come non detto, adesso volo in altissimo, non riesco più a prenderlo, vai, vai, non volare troppo in alto, non volare troppo in alto, che non ti prendo. Ultimo atto, ragazzi, abbiamo imparato l'abilità glide nel mondo dell'isola che non c'è, quindi adesso fuori dal mondo dell'isola che non c'è possiamo planare per un pochino se premiamo cerchio quando qua siamo a mezz'aria. Aia, grazie Paperino, eh. Vai! Aia! Oh, e tra l'altro la magia energia ci si è evoluta in energia, quindi adesso recupero praticamente tutta la vita con energia. Olè, a posto! Ho sempre paura che la telecamera non ripeta tutto lo schermo. Poi dopo vedi che ho guardato i video che ho registrato l'altro giorno, quelli nella città di quelli che abbiamo fatto nella città, quelli della città di Halloween, e ho scoperto che avevo inclinato talmente tanto il tablet da aver ripreso un pezzo del tavolino su cui è appoggiato, va bene. Bello, ah, belli i gargoyle quando scompaiono e riappaiono, anche loro non sono tanto intelligenti, ok che li apprezzo di più rispetto agli aspetti. Perché c'è un design molto più figo e soprattutto perché non scompaiono a caso, ma sono anche loro un po' scemi nell'usare questa loro tecnica del divenire invulnerabili. Tartufo matto, oh, questo è un tartufo reale, se riusciamo a impedire di toccare terra succederà qualcosa di bello, si dice. Opa! Praticamente tartufo reale, ragazzi, ogni volta è un altro di quegli Arles che non ti fa assolutamente niente, anzi si diverte a saltellare di qua e di là. Oddio, alla posizione numero 4 c'è Cloud, me ne ho dimenticato, ok, questa è l'ultima volta che mi hai sconfitto, Cloud, ma questa volta non sarai tanto fortunato, perché sono più forte. Quando ho finito di fare la combo di... ecco. Allora, gli attacchi principali di Cloud, se vi ricordate, sono la carica, tra virgolette, e l'attacco in salto, che è quello che mi frega di più. Ora vediamo, c'ha una barra vita e mezza, vediamo di finirlo presto. L'ultima volta c'è dato il fiore a torcere. Porca troia, sei incazzato! Aia, questo è il suo attacco finale. C'ha anche una, bello. Ah! C'ha bello, questo è il suo attacco finale. C'aveva pure un'ala di pipistrello. Bello, è per tipo... Questa è la caratteristica di design che a molti non piace questa cosa, fortunatamente però ragazzi tranquilli che nella serie principale Cloud non ha nessun'ala, tranquilli per quelli che dicono che palle Cloud c'è questa lettera dell'elo. No, tranquilli che nell'originale in Final Fantasy VII non salta mai fuori una lettera, gliela ha messa qui solamente per design, poi dopo capirete il perché. Chi conosce Final Fantasy VII probabilmente ha già capito il perché c'ha da questa lettera, perché è tipo riferimento a qualcosa, ma chi non lo conosce capirà il riferimento più avanti. Metal Choco, attenzione, nuova arma per noi per aver sconfitto Cloud. Quale arma poteva essere se non un'arma con dentro il nome Chocobo? Ma, oddio, ma io quando uso energia spreco 2 punti vita, no? Ah no, ne uso uno, ok. Come dicevo... Va bene, dopo ragazzi potremo scegliere come nuova arma o il Metal Chocobo o la Paffatata. Devo vedere quale sarà la migliore di queste. Tra queste due. Poi raga dobbiamo vedere la nuova invocazione che abbiamo sbloccato, Trilli. Che ha deciso di venire con noi. E abbiamo detto che la sua abilità principale consiste nel non farci morire per un pochino. Praticamente lei ha il potere di ripristinare la vita a tutti e di impedire a soldi. Non morire, ma questo vale solo per tipo una volta sola. Quando arriviamo all'ultimo round io direi che potremo invocarla. Aia che male!
Allora, prima che qualche missile di questa nave pirata mi colpisca, vieni qua. Tristemente, quando queste navi volano troppo in alto, non le posso colpire, nonostante ci abbia il potere della planata, come lo chiamo io, si chiamerebbe glide, però io che ho planata. Ah! Oh, e arrivaci! Ok. Olle! Ah, un'altra ce n'è ancora. Dai, spacchiamo e smontiamola questa nave! Volevi prendermi la prima volta che... Aia. Era la prima volta che non mi prendeva, stavo esultando. Ok, è l'ultimo, lui è l'ultimo. No, mi ha lo stesso paperino! La pagherai per avermi steso il mago della squadra. Aspetta che comunque Paperino e Pippo sono due opposti, perché abbiamo Paperino che ha tantissimi punti magia, mentre Pippo al contrario ha tantissimi punti vita, ma pochissimi punti magia. Cioè, Paperino ha pochi punti vita e tanti punti magia, Pippo invece ha tanti punti vita ma pochi punti magia. Sono letteralmente l'opposto quei due. Vai, aspira danno per Pippo. Praticamente una mossa che pare abbia attivato anche Paperino, che conserve per serve per recuperare punti magia quando ti colpiscono. Fatevi vedere che sapete fare. Eccolo, aspetta, soltanto io e te. Oh, caspita, che sbruffone. Che facciamo? Lasciamo che faccia da solo. Buona fortuna sarà. Non ci andrò leggero. Ok. Ultimo round contro Ercole. Beh, la coppa si chiama Coppa Ercole. Volevate che il boss non fosse Ercole. Ok, Ercole è un boss che non mi piace tanto affrontare, perché allora, ovviamente, lui, visto che è un semidio, praticamente è incolpibile. Ma abbiamo questi bei barilotti che ci permettono di renderlo vulnerabile. Solamente che dovrei evitare di colpirlo, perché altrimenti... Allora, noi dobbiamo... Allora, è un boss che non mi piace tanto affrontare, Ercole, nonostante sia carino. Perché, aiuto. Perché lui, vedete che c'ha l'aura del divina praticamente attorno, che lo rende invulnerabile. Noi, per riuscire a renderlo invulnerabile, dobbiamo colpirlo con i barili. C'è un problema, non riesco a buttargli contro un barile. Bene. Sì, però se riesco... C'è un problema, signore, è troppo vicino ai barili questo signore. Ok, allora. Oh. No, aspettate, raga, devo prendere di mira uno, perché altrimenti... Stai fermo. Bravo, stai fermo. Raga, è troppo... No, non va bene sta cosa, raga, sto avendo difficoltà assurde. Alla fine, ragazzi, il vero problema è questo. Quando è invincibile, il problema di Ercole è questo. Ok, allora, aspetta. Oh, per riuscire a lanciare bene un barile senza distruggerlo, devo mirarlo. Vai, vai, ha una barra vita in mezzo anche lui! Aiuto, aiuto, aiuto! Quindi solo proprio per il fatto che c'è questa fase in cui è invincibile, non mi piace da tanto da affrontare come boss. Però mi piace come, cioè, come quanto è figo. Aspetta, dove cacchio sei? Ok, aspetta. Ecco, stai lì, stai lì. Non va bene, devo vicino. Non va bene, siamo ancora troppo vicini. Ah, ma posso anche sollevarli. Ah, ma cavoli, ma ditemelo prima. Io che la prima volta che ho giocato mi cervellavo e riuscivo a prendere bene la mira. Niente, allora posso anche fare così tranquillamente. Ok, ragazzi, abbiamo risolto il problema. Aia. Datemi altri barili, grazie. Ok. Yeah! Ecco fatto. Sto dito. Raga, ma ditemelo prima, io che la prima volta che giocavo di prima mi scervellavo. E vabbè, cos'è questa carica bufalo? Ah, il famoso usa la testa, sta usando. Aia, che male. Aia, che...
Dai che se perdo l'ultimo round contro Echo sono veramente triste. Ma porca vacca, l'ho appena detto! Dai, l'avevo appena detto, che avevo finalmente... Voglio la rivincita! Ci riproviamo. Facciamo che metto in pausa e quando ritorniamo al round con Echo e faccio ripartire il video, che ripeto, in questo video voglio anche far vedere noi che andiamo alla città di mezzo per farci sistemare il nuovo pezzo di nave di Gumi sulla Gumi Ship. Quindi metto in pausa e quando sono ritornata alla posizione numero 1 di Echo facciamo ripartire il video. Ok, rieccoci, tanto ragazzi, nel round contro Cloud ho fatto una provata. Avete presente quando ha fatto l'attacco finale? Ecco, ho schivato tutte le... Avete presente quell'attacco finale? Ecco, ho schivato tutto. Ok, va bene, siamo ritornati. Vediamo un po', allora, stavolta so come si fa, quindi... Bene, vediamo subito di non fare troppo gli scemi. E vediamo di non perdere come degli scemi. Dai, prima che ritorni ad avere l'aura bella, torno! Ecco. Ok, via, 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 via. Ok, adesso aspetto un attimo che smette di fare attacco rotante quando... Ok. Pam! Ecco fatto. Mi è già sparita l'aura del vento, dai, che tristezza. Ok, raga, non posso più usare magie. No, gli è tornata l'aura magica attorno, uffa. Aiuto, 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 aiuto. Ma si fa? Ma si plan? Dove sei, eccole? Ecco. Ecco, bravo, mostra. Ecco, mostra i muscoli che. Io intanto ti meno. Aia. Mi meno anche lui. Aiuto! Ah! Aiuto! Aiuto! Ah! Ah! Porca vacca! Oh, le arriviamo a vera, arriviamo almeno all'ultima barra vita così, le porca vacca ragazzi, quanto tosto. Ok, beh, volevate che lo scontro con un personaggio fosse facile, cioè anche Claudio mi ha dato il filo da torcere. Minchia, l'esplosione. Ok, eccoti, allora. Speravo di prenderlo. Ecco, bravo, bravo, fermati. Le. Raga, non faccio più aereo perché mi perdo troppi punti magia. Ecco, stai fermo, stai fermo, stai fermo. Bravo, stai fermo. Aiuto. Raga, stanno finendo, stanno finendo. Adesso evito di morire un'altra volta come una scema. Cioè, di perdere ancora una volta come una scema. Che schivata, signori. Ragazzo, ok. Dai, veloce, veloce, spera che... Vai, preso. Ah, aiuto, aiuto, aiuto. Se attacco qui, non lo sopporto. Mi sa che dovevo tirargli, ecco. Mi sa che, ecco, devo tirargli il buggy un'ultima volta adesso. Poi forse va finito. Si fermo, bravo. Giuro che si è perdo adesso. Sì, vai, 700 punti di esperienza. Oddio, ce l'abbiamo fatta, sì. Uno contro uno vinto, supereroe. Grazie per aver vinto la Coppa Ercole. Che bel sorrisone. Scudo di Ercole, attenzione, nuova arma, questa per Pippo. Come hai detto? Of course, your friends give you strength. Isn't that right, Phil?
The three of you together make great heroes. And as a team, che come squadra sono stato che riuscite a vincere qualsiasi cosa. Sì. Oh, eroica! Una nuova arma ancora! E abbiamo preso il trio giallo, sì! Adesso sì che qui possiamo tipo fare questo. Ecco. Come fa, ecco. Signori! Signori! E abbiamo trovato anche la serratura, ma quante robe troviamo oggi? Abbiamo anche trovato la serratura del Monte Olimpo. E finalmente è giunto il momento di chiudere anche questa. Voglio sentire il suono della porta che si chiude. Eccolo. A posto. Oh, quanto abbiamo fatto, raga, in questo episodio già. Coppa Filtro, fuori del vincitore. Questa è la Coppa Filtro. Questa è la Coppa Percaso, la targa del vincitore. Per finire, la Coppa Ercole, il trofeo del vincitore. E qui c'è ancora uno spiazzo, perché ragazzi, deve ancora stare fuori un torneo, che è tipo il torneo di fine gioco, che sarà quello che sarà una delle sfide principali post-storia, chiamiamola così. Ok, adesso per equipaggiarci la nuova arma, che adesso possiamo scegliere tra ben noi. Sopo scegliere tra ben due nuove armi, mentre Pippo può avere nuova arma, che è lo scudo Ercole. Andiamo subito a darglielo, vediamo un po'. Scudo di Ercole, scudo offensivo che nasconde un enorme potere. Mio Dio, da 3 passiamo a 9. Io ragazzi glielo darei volentieri a Pippo, questo scudo. Poi vediamo qui per Paperino, non abbiamo niente, giusto? Al massimo abbiamo armi un po' più deboli, quindi noi lasciamo lo scettro stregato. E direi che è il momento di cambiare arma anche a Sora. Allora, l'ultima volta abbiamo avuto l'incantatore, che è un'arma, ecco, a tema Isaac che non c'è, che vediamo che ci aumenta anche un po' la forza e aumenta anche, ovviamente, ci dà un punto PM in più, sospettavo. Poi dopo vediamo le altre che abbiamo avuto. Incantatore, questo è il Metal Chocobo, che diminuisce i PM di unità e compensa metà attacco di 2. E per finire l'eroica, che è ancora una nuova arma per noi, aumenta tantissimo la potenza d'attacco e l'attacco tipo i punti base sono 10, penso che quella sia tipo la potenza base. Possibili colpi critici, difficile da bloccare. Io signori direi di evitare, io direi di... che possiamo rinunciare tranquillamente a un punto magia in più per 3 punti di attacco in più. Quindi mettiamoci l'eroica, armiamoci con l'eroica. Oh, guardate che bella, che bella, che è con la scritta Hercules sulla scritta, no, come si chiama, tipo sulla parte lunga della spada c'è scritto Hercules, voi forse non la leggete, comunque sia, ah, che bello, che bello, ok, comunque potevamo scegliere tra 3 armi, non 2, ups. Vabbè, signori, quindi... abbiamo tecnicamente, vedete che lì i cartelloni sono tutti pieni adesso. In teoria abbiamo finito di sbloccare tutti, in teoria abbiamo sbloccato tutti i tornei. Però, come vi ho già detto, ci sarà un torneo di fine gioco che sarà delle sfide di fine gioco e che si sbloccherà quando arriveremo a un passo nello scontro finale. Praticamente, quando arriveremo a dover andare a battere il boss finale, si sbloccherà tutte le robe di fine gioco. Che però ovviamente faremo dopo aver battuto il boss finale, perché quando si va ad affrontare il boss finale e poi dopo riaccendi il gioco, riparte da quando hai sconfitto il boss finale, in pratica con l'unica differenza che ehi, hai finito il gioco, la modalità storia, però le altre cose rimangono. Quindi quando qui comparirà il cartellone dell'ultimo torneo, Vuol dire che saremmo arrivati alla fine, ma non c'è bisogno che vi dica che siamo arrivati alla fine, perché come vi ho già detto, ma ci mancano due mondi da vedere, ovvero la Fortezza Oscura e l'ultimo mondo, che non vi sto a dire che cos'è. Fine scontento della mia sconfitta, ha detto che mi sto rammollendo. Ma dai. Vabbè, noi a suon di capriole andiamo alla Porta dei Mondi. E ci dirigiamo, oh, eroi in erba. Oh, l'ho completato, trofeo guadagnato per aver chiuso la serratura a Monte Olimpo. Andiamo alla città di mezzo, alla velocità warp. E andiamo al primo distretto, naturalmente.
Signori, 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 è il momento di andarci a fare installare il nuovo pezzo nave gummi da Sid. Allora, però prima passo qui per i negozi oggetti. Benvenuto, voglio comprare, compriamo. Prima facciamo un salto qui che poi diamo un po' di oggetti. Vediamo, vediamo se sono sbloccate nuove armi. No, qui avevamo preso lo shuttle stregato l'ultima volta. E poi dopo questi due non li avevo più guardati, questi qui per Paperino, perché diminuiva i PM massimi e lui è il mago della squadra, quindi ho detto no, vabbè, lasciamo stare. Allora, io direi ragazzi che se arrivate un momento magari di... No, ancora della gran pozione non è ancora il momento, perché non abbiamo ancora tantissimi punti vita di prendiamo le gran pozioni. Però nella squadra ne abbiamo ben 24, quindi si vede che non le usate troppo. Anche di eteri ne abbiamo tantissimi, abbiamo ben 20 eteri. Io direi ancora di fare questi ragazzi di gran pozioni, dai, prendiamo 10. Arriviamo a 30, riusciamo ad arrivare a 30? Ok, dai, va benissimo così. Siamo arrivati a 30, sono contenta. E passiamo di qua. Qui nel negozio di accessori sono a passi, nuovi accessori per noi. Dai, compriamo, vediamo un po'. Bello, belle ste robe. Questo qui è nell'elementare. Non avete percento di tutti dei danni di tutti i danni elementari, perché fuoco, ghiaccio e tuono sono gli elementi Kidomaz, e poi mette il valore di difesa. Poi anello del caos, non avete percento dei danni oscuri e aumenta la difesa. Poi nella tunda blizzap, figa con la proteana, l'ossidiana e beh, anello del caos forse è quello che mi intriga di più, anche perché gli ultimi dungeon sono praticamente pieni così di altres tra virgolette normali, ma in realtà quando dico normali te lo dico che sono di elemento buio e basta. Cioè, non è che incontreremo tanti mostri che tirano attacchi elementari, o forse sì. Vabbè, parliamo con Sid adesso per il momento, dai. Ehi, è nato da Vigumi, eh? Scommetto che lo vuoi installare. Sì, per favore. Cioè, no, guarda, ve lo farei tenere come bellezza. Per come ricordo. Bene, aspetta qui. Lo installerò subito. Ok. Grazie, Sid, eh? Sempre disponibile. Ve lo aspettiamo. Perché siete così allegri? Non c'è ancora traccia del vostro re. Non siete preoccupati? Cosa vuol dire? Il re ci ha detto di cercare la chiave e noi abbiamo trovato te. Quindi se stiamo uniti, andrà tutto bene. Pippo sempre positivo, mi piace. Basta credere. Questa cai, io credo in te, giusto? Cosa succede? Questo è Sora che viaggia nei ricordi? È una visione? È una visione. Dove mi trovo? Tanto tempo fa tutti gli uomini vivevano in pace nel calore della luce. Tutti amavano la luce. Ma poi gli uomini, volendo possederla, iniziarono a combattere tra loro. E l'oscurità nacque nei loro cuori. L'oscurità si propagò, ingoiò la luce e il cuore della gente. Coprì ogni cosa e il mondo sparì. Ma piccoli frammenti di luce sopravvissero nei cuori dei bambini. E con questi frammenti i bambini costruirono il mondo perduto. Il mondo in cui viviamo. Ma la vera luce riposa ancora all'interno dell'oscurità. E per questo tutti i mondi sono ancora dispersi. Piccoli frammenti di mondo, lontani e divisi. Ma un giorno si aprirà una porta nell'oscurità. E la vera luce ritornerà. Quindi ascolta. Se l'oscurità ti inghiottisse, ci sarà comunque sempre una luce a guidarti. Credi nella luce, l'oscurità non ti sconfiggerà mai.
Il tuo cuore può diventare luce, respingere l'oscurità e riportare la felicità. Capisci, Kairi? Kairi? Questa era tipo la nonna di Kairi. Ah, fine della visione. Dillo che hai avuto una visione. Kairi mi ha chiamato? Mi hai chiamato? Attenzione. Ho arrivato Sid. Questo frangetto. Bene, ho installato i navigummi. Però quel posto è ormai il covo degli Atlas. Non posso impedirti ad andarci, ma fai attenzione. Punto di domanda? Tieni, porta questo con te. Un trasgummi! Ok. Ok, quindi andando a intuito, vi ricordate ragazzi questa voce del grillario? Ha detto quel posto lì è ormai il covo dei Ghiates. Andando a intuito, la fortezza oscura si trova niente proprio di meno che nel mondo da cui provengono tutti i personaggi di Final Fantasy che finora abbiamo incontrato. Non so se vi ricordate la voce che avevamo letto qui, ovvero la voce di Sid. Guardate, dicono che il suo mondo ora sia il covo degli altri. Se noi cosa, e noi, a noi cosa hanno raccontato i personaggi di Final Fantasy di questo gioco? Che il loro mondo era stato distrutto dagli altri. E chi c'era poi nel loro mondo, visto che loro sono delle versioni alternative dei personaggi dei Final Fantasy originali, che nel loro mondo c'era anche Ansemi Sapiente, ovvero il tizio che sta a scrivere, che, di cui stiamo trovando le varie pagine nei vari mondi. Quindi cosa significano tutti questi punti? Significa che dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che la Fortezza Oscura, ripeto, si trova, secondo tutti questi punti, nel mondo di nel mondo dei personaggi alternativi di Final Fantasy, nel mondo di Ansem. Quindi noi stiamo andando nel mondo originario di Ansem, cioè perlomeno in un frammento del mondo originario di Ansem, perché seguendo la logica di, del racconto della nonna di Kai che abbiamo appena visto, barca sentito, tutti i mondi resta solamente un frammento. Quindi però ritorneranno ad essere dei mondi completi quando la porta nell'oscurità, la porta della vera luce si aprirà e permetterà alla vera luce secondo il racconto della nonna di Kairi che abbiamo appena sentito, tutti i mondi torneranno ad essere come erano prima quando la vera luce uscirà dall'oscurità che la avvolge. E come si fa a liberare dall'oscurità? Aprendo la porta. Quindi tecnicamente tutto ritornerà ad essere come prima quando la porta della luce si sarà finalmente aperta. Ma dove si trova questa porta? Dove sta l'oscurità vera e propria? Però lo scopriremo prima o poi. Forza, verso il nuovo mondo! Non aver fretta, Paperino, non sappiamo cosa ci capiterà. Possiamo andarci anche dopo aver esaminato gli altri mondi. Magari ci sono degli oggetti che non abbiamo ancora preso. Esatto, a tal proposito ragazzi, io mi sto chiedendo da un po' di giorni, intanto il nuovo mondo è questo, difficoltà 5, 6, 7, 8, 9, 10, difficoltà 10 stelline, e qui la difficoltà anche 7, c'è la differenza tra questa difficoltà e questa difficoltà, mi dice che questo è il momento, il mondo più difficile di tutti, e poi la difficoltà 10 stelline è la difficoltà più alta di tutto il gioco. Beh, signori, a tal proposito, comunque, parlando di mondi già visitati, mi sto chiedendo dalla città di Halloween a questa parte, dove cacchio si trovano le ultime pagine del libro del bosco egittuo, anche perché vorrei tanto completare anche quel mondo, solamente che per completarlo bisogna trovare le ultime pagine. Quindi magari potremmo fare questo all'inizio del prossimo episodio. Vado a dare un attimo un'occhiata, magari a un video guida, perché io faccio così quando non riesco a capire dove si trovano le cose, e magari poi magari riuscire, se riusciamo a completare la il bosco dei 100 archi, nel caso in cui non riuscissero a completarlo, perché vedi, vuoi che l'ultima pagina strappata del libro stia qui nella Fortezza Oscura,
Allora lasciamo perdere e vedremo di lasciamo perdere e vedremo di completare un'altra volta. Comunque, adesso fermiamo l'episodio qui. Fermiamo l'episodio qui. Mi dirigo così al Paese delle Meraviglie, perché sì, perché ricordo che c'erano anche alcuni forzieri da aprire che ci avevamo lasciato indietro là. E quindi nel prossimo episodio, dopo che sono andato a vedere un video qui delle pagine strappate, magari vedremo di trovare le ultime pagine del Bosco Centauro, così da concludere anche quell'ultimo effettivo mondo Disney, che ripeto è diverso rispetto agli altri perché, ripeto, è in un libro e le varie pagine sono disperse nei vari mondi. Quindi vado qui alla zona della Regina dei Cuori, finiamo l'episodio e ci vediamo nel prossimo episodio, che voi vedete fra qualche ora in teoria.